Taylor. Allora, questo è un classico che si fa tutti gli anni. Vi scrivo 5 cose. Perché dovete capirlo, lo piccolo. E finché non vedete queste cose non lo capite. Queste sono vere o false? Quali vere e quali false? Allora, iniziamo dalla più facile. La più facile è questa centrale. Questa qui è vera perché è il Taylor con n uguale a 3. Questa qui è vera. Vera. Taylor con n uguale a 3. Quella sotto. È vera perché è il Taylor con n uguale a 4. Qual è il polinomio di Taylor di grado 4 del seno? Voi dovete pensare a quello sviluppo e fermarvi al grado 4. Al grado 4, cioè, non c'è niente, nel senso che il coefficiente è 0. Quindi questo qui è il polinomio di grado 4 del seno. Cioè, questo qui è il P3, questo qui è P3 di X, e questo qui sotto è P4 di X. Questo qui sotto con X alla quinta? Questa è falsa. Perché è falsa? Perché ci sarebbe un X alla quinta, con il suo coefficiente, che è un 120esimo. Ci sarebbe il termine con x alla quinta. Le prime due sono vere, ma buffe, al limite dello stupide. Perché? Perché se io ci metto o piccolo di x quadro, ha senso che ci metta questo x al cubo? Cioè, è buffo, viene mangiato da questo qua. Lo piccolo spazza via tutte le potenze oltre se stesso, quindi tutte le potenze oltre il 2 vengono mangiate da questo piccolo. Quindi questo qui viene mangiato qui, questo qui viene mangiato qui. A quel punto quello che rimane, qui rimane x più piccolo di x, che è il Taylor con n uguale a 1. Qui rimane x più piccolo di x quadro, che è il Taylor con n uguale a 2. Quindi diciamo queste sono vere, vera, ma inutile il termine in x cubo. Il termine in x cubo. E anche qui sotto è vera, ma è inutile il termine in x cubo. Viene mangiato semplicemente dal resto. Paradossalmente, fatemi scrivere questa. Seno di x uguale x meno un sesto x al cubo più x alla 31 più o piccolo di x al cubo. X alla 31 non c'entra assolutamente niente. È vera o è completamente sbagliata? È vera. Questa è vera perché x alla 31
è mangiato dallo piccolo di x al cubo e quello che resta è il Taylor di ordine 3. Quindi vera perché x al 31 scompare dentro o piccolo di x al cubo. Quindi questo qui è ciò che resta è Taylor di ordine 3. Benissimo. Questo era l'esempio. Adesso cerchiamo di capire una cosa. Io vi sto convincendo, anzi io sto asserendo dall'inizio che Taylor è comodo per fare i limiti. Molto più comodo dell'Hopital. Poi però, per calcolare i polinomi di Taylor, cosa bisogna fare? Le derivate. Allora qualcuno di voi mi potrebbe dire, bravo furbo, se devo fare le derivate, tanto vale che faccio l'Hopital. Giusto? Quindi è chiaro che si possono calcolare i polinomi di Taylor bypassando il calcolo delle derivate. Quindi il calcolo dei polinomi, si possono calcolare i polinomi di Taylor, si possono calcolare i polinomi di Taylor, senza calcolare tutte le derivate successive. Senza calcolare tutte le derivate successive. Esempio 2. Adesso vi calcolo un po' di polinomi di Taylor. Esempio 2. Prendiamo una funzione f di x uguale, che ne so, e alla x meno coseno di x. E supponiamo n uguale a 3. Quindi l'esercizio in cosa consiste? Nel prendere questa funzione e calcolare il polinomio di Taylor di grado 3. Perché grado di 3? Perché mi va al grado 3 in questo momento. Può darsi operativamente, posso essere all'interno di un limite, io in quel limite ho deciso che si giocava sull'ordine 3 e mi tornava utile calcolare il polinomio di ordine 3. Allora, cosa faccio? Secondo voi cosa farò? Uso i polinomi per e alla x e coseno di x. Uso i polinomi per e alla x e per coseno di x. Ditemi i polinomi di grado 3 di queste funzioni. E alla x, 1 più x, più un mezzo x quadro, più un sesto x cubo. Sono i fattoriali sotto. Più o piccolo di x al cubo, questo è il polinomio per e alla x, il polinomio per coseno di x di ordine 3 che cos'è? 1 meno un mezzo x quadro, poi sull'ordine 3 non c'è nulla, quindi finisce qui, più o piccolo di x al cubo. Dai, fatemelo fare con e alla x più cos x, che così succede una cosa carina. Allora, f di x, che è uguale a e alla x più cos x, semplicemente sommo, diventa 1 più x, più un mezzo x quadro, più un sesto x cubo, più o piccolo di x al cubo, più 1 meno un mezzo x quadro, più o piccolo di x al cubo. Cosa diventa? Diventa 2, metto insieme gli 1, poi avanzano a x, gli un mezzo se ne vanno, più un sesto x al cubo, più un sesto x al cubo, più o piccolo di x al cubo. Perché o piccolo e o piccolo se ne vanno. Chiaro cosa ho fatto? Ho sommato banalmente quello che dovevo sommare. Quindi, regola qual è? Il polinomio di Taylor della somma o della differenza è la somma o la differenza dei polinomi di Taylor. Il polinomio di Taylor
della somma o differenza si ottiene facendo la somma o differenza dei polinomi di Taylor o differenza dei polinomi di Taylor. E questo è quanto. Esempio 3. Devo fare, che ne so, x, devo fare f di x uguale coseno di x per cotangente di x. E mi serve il polinomio per n uguale a 4. Cosa farò mai? Scrivo i polinomi di grado 4 delle due funzioni. Quindi, coseno di x, polinomio di grado 4, che cos'è? 1 meno un mezzo x quadro, il termine successivo è la potenza quarta, che c'è sotto il 4 fattoriale, quindi più un 24esimo x alla quarta, più o piccolo di x alla quarta. Potrei mettere anche o piccolo di x alla quinta qui? Sì, perché? Perché il termine successivo è la sesta. Potrei mettere o piccolo di x alla 5.9? Sì, perché quello ramazza tutto dal 6 in poi, giusto? Arcotangente di x di ordine 4. Andate sempre a prendere la tabellina, x meno un terzo x al cubo, questo c'è solo i dispari perché è una funzione dispari, quindi sul 4 di sicuro non c'è niente, quindi più o piccolo di x alla quarta. E quindi il prodotto che cosa sarà? Coseno di x per arcotangente di x, c'è da fare questo prodotto, 1 meno un mezzo x quadro più un 24esimo x alla quarta più o piccolo di x alla quarta, che va moltiplicato per x meno un terzo x al cubo più o piccolo di x alla quarta. Adesso devo fare il prodotto, 4 termini di qui, 3 termini di qui, mi verranno 12 termini. Apparentemente, perché... Allora, iniziamo. 1 per x? X. 1 per meno un terzo x al cubo, meno un terzo x al cubo. 1 per o piccolo di x alla quarta, o piccolo di x alla quarta, e questo lo mettiamo in fondo a raccogliere tutto quello che verrà fuori. Poi, cosa devo fare? Meno un mezzo x quadro per x diventa meno un mezzo x al cubo. Poi devo fare meno un mezzo x quadro più un terzo x cubo per questo qui. Diventa un x alla quinta e se lo mangia. Poi devo fare x quadro per o piccolo di x alla quarta. Leggo la potenza oltre 6. Mangiate. X alla quarta per x. Quinta. Settima, non c'è più niente, cioè è già finito qui, alla fine dei 12 termini sono sopravvissuti solo questi. Quindi cosa è diventato? È diventato x, un terzo e un mezzo, cosa fa? 5 sesti? Sì. Meno 5 sesti x al cubo più o piccolo di x alla quarta. Ci siete? Quindi quando uno va a fare la moltiplicazione se ne va via quasi tutto. Tra l'altro io adesso ve l'ho fatto così perché siamo al primo giorno. Quando avrete un po' di mestiere, questo qui non ce lo metterete nemmeno. Perché non ce lo metterete nemmeno? Perché voi dite, al cotangente almeno c'è x. Eh? Al cotangente almeno c'è x, quindi tutti gli esponenti almeno saliranno di 1. Quindi x alla quarta diventerà x alla quinta, quindi è inutile che lo metta. E quindi uno si sarebbe fermato a 1 meno un mezzo x quadro, quando sarà un po' più esperto. Tutto il resto finisce dentro piccolo, che raccoglie tutto. Beh, a questo punto facciamo anche l'esempio, esempio 4, limite,
Così vi faccio vedere qui. Limite per x che tende a 0 di e alla x più cos x e alla x più cos x meno x, no, meno cos x per arcotangente di x meno 2 diviso sen x meno x. Allora, in pratica abbiamo già fatto tutto. Dagli esercizi precedenti sappiamo che e alla x più cos x, questo che cos'era? 2 più x più un sesto, più un sesto x al cubo, più o piccolo di x al cubo. Cos x per arcotangente di x, l'abbiamo calcolato adesso, questo è x, meno 5 sesti x al cubo, più o piccolo di x al cubo. Sempre. Per il momento, perché ci sembra ragionevole, ma... No, mi rendo conto che è la domanda delle domande, ma adesso poi vi faccio vedere un esempio in cui uno non sa dove fermarsi e brancola nel buio e vede cosa succede. Quindi l'esempio al buio ve lo faccio dopo. Seno di x è uguale a x meno un sesto x al cubo più o piccolo di x al cubo. Fatti questi conti, il numeratore cosa diventa? Il numeratore cosa diventa? Allora, è alla x più cos x, 2 più x più un sesto x al cubo. Più o piccolo di x al cubo lo metto in fondo. Poi meno questa seconda riga, quindi meno x più 5 sesti x al cubo. E poi c'è un meno 2. Meno 2 che è questo qua. Quindi ho sostituito e alla x più cos x calcolato prima, ho sostituito cos x per arcotangente calcolato un istante prima, meno 2. Oh, qui ce l'avevo più o piccolo di x alla quarta, quindi mi ritrovo uno piccolo di x alla quarta e uno piccolo di x al cubo. C'è un tizio che raccoglie dal 4 in poi e un tizio che raccoglie dal 3 in poi. Chi rimane? Rimane questo che raccoglie dal 3 in poi, in particolare raccoglie pure quell'altro. Quindi il numeratore cosa è diventato? 2 e 2 se ne vanno, x e x se ne vanno, è diventato x al cubo più piccolo di x al cubo. X al cubo più piccolo di x al cubo. Il denominatore cosa è diventato? Denominatore? Sì? Sì, ok, mettiamocelo. Più o piccolo di x alla quarta. Ho sbagliato sopra. Qui. Ok. Cioè, è sbagliato così? No. È sbagliato così? No. Semplicemente questo qui finisce lì. Se io che mettessi più o piccolo di x al quadrato, sarebbe sbagliato? Sarebbe giusto, ma buffo o inutile a seconda dei casi. Poi lo facciamo. Cioè io vi voglio far vedere questo, che per quanto voi vi sbagliate, ve ne accorgete. Comunque, lasciatemi fare il denominatore. Sen x meno x... x meno un sesto x al cubo più o piccolo di x al cubo meno x.
x e x se ne vanno, quindi rimane meno un sesto x al cubo più o piccolo di x al cubo. Quindi, per rispondere alla domanda che mi ha fatto qualche istante fa qualcuno, ha detto, ma perché ti sei fermato all'ordine 3? Allora, in questo caso, se uno pensa al denominatore, se ne accorge. Perché? Uno cosa dice? Il denominatore cosa c'è? Seno è? C'è seno. Seno è x, come primo termine. X meno x se ne andranno. Chi è la prima cosa che rimane? Il termine cubico del seno. Giusto? Questo seno c'ha al suo interno una x, che è fatta per semplificarsi. Il termine successivo è x al cubo. Quindi l'ordine che rimane è 3. Quindi alla fine numeratore diviso denominatore, numeratore diviso denominatore, che cosa diventa? Allora, numeratore era x al cubo più piccolo di x al cubo, e sotto c'è meno un sesto x al cubo più o piccolo di x al cubo, e qui il finale è il solito, no? Raccolgo x al cubo, diviso, qui raccolgo x al cubo, c'è meno un sesto più o piccolo di x al cubo diviso x al cubo. X al cubo se ne vanno, questi tendono a zero, solito finale, il limite è meno 6. Ci siete? Allora, osservazioni. Il limite si è giocato, dove si è giocato il limite? Si è giocato sul livello 3. Cosa vuol dire? Osservazioni. Lo scontro finale è avvenuto al livello 3. Questo vuol dire che non si poteva fare con i limiti notevoli. Perché una cosa si può fare con i limiti notevoli se soltanto se lo scontro finale è di ordine 1. Un limite si può fare con i limiti notevoli, con i limiti notevoli, se solo se lo scontro è di ordine 1. È di ordine 1. Anche questa frase è un virgolettato, perché chiaramente se voi mi fate il limite di seno di x alla decima diviso x alla decima, quanto fa? A 0? Fa 1. Voi dite però è di ordine 10, sì, è di ordine 10 perché ho fatto il buffone. No, se x alla 10 lo chiamo y è uno scontro di ordine 1. Quindi in questo senso va intesa questa frase. Non solo, se lo scontro finale è di ordine 3, se lo fate con Hopital, servono 3 passaggi di Hopital. Se lo scontro finale è di ordine K, lo scontro finale è di ordine K, servirebbero K passaggi con Hopital. Questo è abbastanza intuitivo, perché? Perché se lo conto finale è all'ordine K, chi entra in gioco? Entra in gioco il coefficiente di X alla K. Chi è il coefficiente di X alla K nel polinomio di Taylor? La derivata cappesima. Quindi devono entrare in gioco le derivate cappesime. Quindi bisogna fare K passaggi di Hopital. E vi assicuro che fare K passaggi di Hopital, anche farne anche solo 3, è abbastanza inquietante. Pensate già solo a questo caso qua. Questo prodotto qui, ogni volta che lo andate a derivare, cresce a dismisura. Quindi basta poco per rendere le cose inquietanti. Facciamo un altro esempio in cui vivo pericolosamente con... Esempio 4. Ci sono due esempi 4. Esempio 5. Allora, fatemi mettere qualcosa che venga. Mettiamo
e alla x meno 1 meno sen x diviso devo andare all'ordine 2, quindi mettiamo logaritmo di 1 più x meno arco tangente di x. E di tutto questo faccio il limite per x che tende a 0. Limite per x che tende a 0. Allora, fatemi la domanda angosciosa. A che ordine ci fermiamo? Allora, o uno vede che l'ordine giusto è 2, oppure uno dice non lo vedo, e dice ma io parto risparmioso, mi fermo all'ordine 1. Vi faccio vedere cosa succede se uno si ferma all'ordine 1. Quindi provo a fermarmi all'ordine 1. Fermarmi all'ordine 1. L'ordine giusto, vi ripeto, è 2. Quindi adesso provo a fermarmi all'1, poi provo a fermarmi al 3. Faccio l'errore per difetto e l'errore per eccesso. Vi faccio vedere che non succede niente di male. Provo a fermarmi all'ordine 1. Cosa succede? Ditemi tutti gli sviluppi di ordine 1. E alla x, 1 più x più o piccolo di x. Sen x, x più o piccolo di x, sono sostanzialmente gli sviluppini. Logaritmo di 1 più x, x più o piccolo di x, arcotangente di x uguale x più o piccolo di x. Quindi il numeratore cosa diventa? Il numeratore diventa e alla x meno 1 meno sen x diventa 1 più x, lo piccolo lo metto in fondo, meno 1 meno x più o piccolo di x. Sostituito tutti gli sviluppi. Questo e questo se ne vanno, questo e questo se ne vanno. Quindi il numeratore diventa o piccolo di x. Ci siete? Denominatore? Logaritmo, quindi x più o piccolo di x, meno arcotangente, meno x e o piccolo se ne va lì. Quindi denominatore uguale o piccolo di x. Quindi chi si ferma troppo presto, cosa vede? La frazione? Cosa diventa? O piccolo di x diviso o piccolo di x. E quindi? O piccolo diviso piccolo. Quindi chi si ferma troppo presto sbaglia? No. Ottiene? Boh. Quindi chi si ferma troppo presto ottiene boh. Sempre se mette gli o piccoli, perché c'è poi chi dice no, ma io lo piccolo non lo metto. E poi lo mette in fondo per fare contento me. Si vede benissimo. Prima o poi sbaglia qualcosa perché non sa chi mangia chi e ottiene risultati assurdi. Allora, adesso provo a fermarmi all'ordine 3, così facciamo un esercizio di sviluppo. Quindi ora mi fermo all'ordine 3. Provo a fermarmi all'ordine 3. Cioè, troppo in là. Scriviamo tutti gli sviluppi. E alla x uguale 1 più x più un mezzo x quadro più un sesto x cubo più o piccolo di x al cubo. Seno di x è uguale a x meno un sesto x al cubo più o piccolo di x al cubo. Logaritmo di 1 più x è uguale a x meno un mezzo x quadro più un terzo x cubo più o piccolo di x cubo, e arcotangente di x è uguale a x meno un terzo x al cubo più o piccolo di x al cubo.
Questo è tutto di gli sviluppi al terzo ordine. Numeratore. Capite che c'è da fare più conti adesso. 1 più x più un mezzo x quadro più un sesto x cubo. Lo piccolo lo lascio in fondo, tanto è di ordine 3. Poi cosa c'era al numeratore? Meno 1, questo è facile. Meno seno, quindi meno x più un sesto x al cubo. Più uno piccolo di x al cubo in fondo. Se ne va la x, se ne va l'1. Cosa rimane? Un mezzo x quadro più un terzo x cubo più o piccolo di x al cubo. Adesso ce ne vuole a non capire che si è sbagliato l'ordine. Già da qui si vede che uno è andato troppo in là. Perché? Perché stiamo schierando il numeratore, chi schiera? Schiera un x quadro e un x al cubo. Ma se c'è un x quadro, un x al cubo che sta a fare? Niente. Quindi è chiaro che uno già da qui si accorge che ha sbagliato l'ordine. Però no, uno dico, non me ne accorgo. Mi piace fare i conti. Denominatore. Denominatore cosa c'è? Logaritmo meno l'arco tangente. Quindi il denominatore è x meno un mezzo x quadro più un terzo x cubo meno l'arco tangente, quindi meno x più un terzo x al cubo più o piccolo di x al cubo. Se ne vanno le x e rimane meno un mezzo x quadro meno un mezzo x quadro più un sesto x cubo, no, più 2 terzi x cubo più o piccolo di x al cubo. Quindi la frazione, e anche qui ci sarebbero evidenti segni che si è sbagliato l'ordine, ma uno non se ne vuole accorgere. La frazione cosa diventa? Un mezzo x quadro più un terzo x cubo più o piccolo di x al cubo diviso sotto meno un mezzo x quadro più 2 terzi x cubo più o piccolo di x al cubo. Adesso chi ha fatto così cosa raccoglie? No, se raccoglie x al cubo se la vuole proprio. Mettiamo che uno abbia capito che deve almeno raccogliere le potenze più basse, questo è proprio... Provate a raccogliere x al cubo e vedete cosa diventa. Anzi, poi commentiamo tra un istante cosa diventa. Sì, io ho capito perché volevate... Lascio apposta uno spazio per accontentare quello piccolo. Sotto raccolgo x quadro, diventa meno un mezzo più 2 terzi x... più o piccolo di x al cubo diviso x quadro, e anche qui lascio lo spazio per accontentarlo. Come faccio per accontentare lo piccolo di x al cubo? Chi vorrebbe sotto? X al cubo. Quindi x, 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 x. Ci siete? Mando via l'x quadro. Cosa succede? Questo 2 terzi x tende? X sta tendendo a 0. Questo è o piccolo di x al cubo diviso x al cubo, tende a 0, la x che ho aggiunto tende a 0. Qui è la stessa cosa, un terzo x tende a 0 e qui 0, 0, insomma, tende a meno 1, un mezzo diviso meno 1 mezzo. Allora, questi termini qui che mi sono portato in più, essendomi fermato al cubo, anziché al quadrato, cosa è cambiato? Che mi sono portato indietro questo e questo inutilmente. Questi li ho portati indietro per nulla. Che fine hanno fatto? Hanno prodotto questo e questo, se ne sono semplicemente andati. Quindi chi si ferma troppo tardi, quindi chi si ferma troppo presto ottiene boh. Chi si ferma troppo tardi fa tanti conti per niente. Chi si ferma troppo tardi fa tanti conti per nulla.
E questo è l'esempio forse più importante. E alla seno di x. E alla seno di x e decido che mi fermo all'ordine 4. Cosa cambia ora? C'è una potenza, c'è una composizione. Questo è il primo caso in cui avete a che fare con una composizione. Come si fa? Penso come se fosse seno di x uguale a y. Penso di porre y uguale a sen x, anzi, volendo, pongo y uguale a sen x. Cosa diventa? E alla y di ordine 4, qui ci sarà un po' di conti da fare, però perché siamo andati su un ordine alto. E ci tengo a farvi questi conti perché... ho sbagliato un denominatore, no? Questo è un sesto. Quindi, tornando in seno, e alla sen x, che cos'è? 1 più sen x più un mezzo seno al quadrato più un sesto seno al cubo più un ventiquattresimo seno alla quarta più o piccolo di seno alla quarta. E adesso cosa faccio? Ora al posto di ogni sen x sostituisco lo sviluppo del seno e faccio i conti. Sembra inquietante fare potenze quarte, sembra bruttissimo. Ora al posto di sen x sostituisco il suo sviluppo di ordine 4. Il suo sviluppo di ordine 4. E faccio un po' di conti. E alla sen x uguale 1 più. Sen x che cos'è? X meno un sesto x al cubo più o piccolo di x alla quarta. E fin qui è facile. Più un mezzo. X meno un sesto x al cubo più o piccolo di x alla quarta alla seconda più un sesto x meno un sesto x cubo più o piccolo di x alla quarta al cubo. Io faccio così perché siamo la prima volta, poi non è che uno tutte le volte fa questi conti qua. X meno un sesto x al cubo più o piccolo di x alla quarta alla quarta. Poi sull'ultimo mi rifiuto, scrivo piccolo di seno alla quarta di x. Adesso c'è un po' di conti da fare. Vediamo quanti. 1 più x meno un sesto x al cubo. Ho messo questa parentesi qui. O piccolo di x alla quarta mi riservo di metterlo in fondo a mangiare tutto, anzi lo metto subito in fondo a mangiare tutto quello che verrà fuori. Chiaro, ho fatto 1 più x meno un sesto x al cubo. Lo piccolo l'ho sbattuto in fondo. Adesso cosa devo fare? Un mezzo questo quadrato. Cosa c'è da fare in questo quadrato? X quadro quadrato del primo più il quadrato del secondo, lo faccio? Potenze seste. Quadrato di questo, ottave. Poi devo iniziare a mettere i doppi prodotti. Occhio ai doppi prodotti. Quali doppi prodotti? Primo e secondo. E diventa meno un terzo x alla quarta. Questo è il termine più importante di questa lavagnata.
Questo qui è il doppio prodotto tra x e meno un sesto x al cubo. Devo fare due volte x per meno un sesto x al cubo, diventa meno un terzo x al cubo. Poi devo fare tutti gli altri doppi prodotti, ma se faccio primo e l'ultimo diventa almeno quinta, se faccio questo qui dal 7 in su, o piccolo ha mangiato tutto. Più un sesto. Adesso qui devo fare il cubo di questa roba qua. Chi sopravvive del cubo di questa? Solo x al cubo, perché tutti gli altri termini sono oltre. Più? Qui cosa sopravvive? Un 24esimo x alla quarta. Per questo che vi dico che quando sarete un attimino più esperti, tipo domani, non è che vi portate dietro tutte queste parentesi, cioè dopo un po' avete capito come funziona. Quindi cosa è rimasto? È rimasto 1 più x meno un sesto x cubo più un mezzo x quadro meno un sesto x alla quarta più un sesto x al cubo più un 24esimo x alla quarta più o piccolo di x alla quarta. Cosa succede? Se ne va qualcosa? Certo, arrivo subito su quello, che infatti è la cosa importante che devo dire. 1 più x più un mezzo x quadro più un mezzo x quadro, vabbè, adesso cosa c'è? 24 meno 4 più 1 meno 3 meno 3 24esimi meno 1 ottavo. Sì, in realtà trascinato dall'emozione ho fatto quello che mi riservavo di commentarvi. Questo qui è diventato questo. È lecito fare questo? È lecito dire che o piccolo di seno alla quarta di x è uguale a o piccolo di x alla quarta? Diciamo che sarebbe molto comodo. Che cosa vuol dire o piccolo di x alla quarta? Che cosa vuol dire, scusate, o piccolo di seno alla quarta di x? Vuol dire seno alla quarta di x per un qualcosa che tende a zero, per omega di sen x. Sono onesto, ci metto il seno dentro, perché da dove arriva questo? Questo arriva da quello della e. Questo picco di y alla quarta cosa voleva dire? Y alla quarta per omega di y. Ci siete? Y alla quarta per omega di y. Quando ci metto dentro il seno diventa seno alla quarta per omega di seno. Per omega di seno. Adesso cosa faccio? Io voglio tirare fuori un x alla quarta. Va bene. X alla quarta. Adesso questo tizio qui come lo chiamo? Lo chiamo omega 1 di x. E a cosa tende? Il primo pezzo tende a 1, il secondo pezzo tende a 0, tende a 1 per 0 uguale a 0. Quindi x alla quarta per qualcosa che tende a 0. Quindi questo qui è o piccolo di x alla quarta. Un secondo per dirvi solo un altro modo di vedere la stessa cosa, altro modo però più raffinato. Altro modo più raffinato di vederlo è questo qui. Seno alla quarta di x questo qui è
sostanzialmente il solito limite notevole. Quindi O piccolo di seno alla quarta, che cos'è? È O piccolo di x alla quarta più O piccolo di x alla quarta, ma l'O piccolo di una somma è O piccolo di O piccolo e O piccolo. E O piccolo più O piccolo e O piccolo. Questo è raffinato perché sono tutti passaggi borderline, cioè bisogna giustificare i vari passaggi. Giustificare e capire i passaggi. Benissimo, quindi domani tutto regolare, eh?